Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il mio compleanno. Oggi è il compleanno di Sabrina! Compie 10 anni. Adesso stiamo andando a messa, aspettate. Perché oggi c'è la messa per papà e poi dopo abbiamo in serbo un sacco di sorprese per Sabrina. Quindi ovviamente verrete con noi tutto il giorno. Ci sono anche gli altri bambini qui. C'è Giorgina e poi davanti ci sono Manuel e Gabriele. Sabrina adesso sta giocando un po' con questo gioco che è della PlayStation 5 che si chiama Astro Playroom. Qui vedete l'esemplare della porta della cucina che è venuta giù. E adesso ci stiamo preparando, Maurizio sta portando giù il primo viaggio perché andiamo a mangiare. Sushi! All'inizio non lo sapevamo, però poi il giorno senza fare apposta mi ha detto sushi. Io ho detto sì, sicuramente andiamo a mangiare al sushi, papà si è messa a ridere. Poi già e quindi ti ha scoperto. Hai scoperto, ma le sorprese per Sabrina non finiscono ad oggi, ma continueranno anche domani. E domani ci sarà pure una sorpresa per me. Gelato, gelato. Possiamo inquadrare, Nicolo ci denuncia. Così, ecco, capiti. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Sabrina, tanti auguri a te. Che piccola! No, guarda che belle quelle lì con Frozen. Costano anche solo 14 euro, sì, pensavo quelli bene. Quelli costano 9. E dove è questo qua? È chiuso? Sì, va bene, perché è domenica. Però che carine quelle lì. Infatti, mamma, per quello che è tutto così silenzioso. Io vado qua. Pensavo avesse prezzi più eccessivi, invece... 7 euro, 7 euro. Cioè, anche le ciabattine, 9. Per tutta la bambina. Ecco. Che belle queste qui dei puffi. E che mi tiene. Sì, prima c'era un bar, adesso non c'è più niente, no? Andiamo, dai. Andiamo a vedere. Venite ragazzi. È gigante in effetti. E poi è proprio grande. Dai. Andiamo, dov'è Pia? Per di qua o per di qua? Di là.
Questa puzza è sempre fatta. Per 2 soldi. Vieni, Pia. Mamma, Pia ha detto... Non si dice. Dov'è allora la diecenne? Come ti senti? Non si tocca, non si tocca, eh? E qui è la gente educata. Andiamo, dai. Anche io ho un sonno. Vieni, Pia. Ehi, ma qui mancano dei... Sono lì. Ah, andiamo. È entrata la sabbiolina nei piedi. 2 soldi. Non sono dei giornali, qui ci sono delle case. Che cosa? Questa è bellissima. Wow. Questa qua ne vale la pena. Questa costa 15 euro. Dai, guarda, quella lì è 3. Mamma, poi dopo andiamo agli aspettiamo là dove abbiamo... Sempre, sì, però magari se ci fossero le panchine vuote ci possiamo sedere sulle panchine. Sì. Sì, vabbè, più o meno. Questa qui è Piazza Levi, che è la piazza del comune. Piazza San Francesco è quella là dove c'è la fontana. Andiamo. Allora, come avete visto, siamo stati da Lidl. Non vi sto a far vedere tutta la spesa, ma solamente quelle cose o un po' particolari o nuove che ho preso, che volevo provare. Ho preso questi due blocchi a spirale a righe per Manuel e Giorgia. Poi, perché li servono per la scuola, e poi li cercheremo anche a quadretti. Purtroppo a Lidl li avevano solo a righe. Poi ho preso queste due salsa di pomodoro ciliegino. Ho trovato le more di gelso, che sono essiccate. Ho provato a prenderle a vedere se sono buone. Ho guardato e mi sembravano buone, perché c'è scritto ingredienti, more di gelso. E basta, quindi mi sembrano buone, volevo provarle. Poi ho preso per Giada queste magliette di Ladybug, ce ne sono due e sono fatte così, e così le mette per l'inizio della scuola. Poi per Pia ho preso questi pannolini, perché non avevano la taglia 4 di pannolini normali. Quindi gli ho preso i pannolini a mutandina, dentro ce ne sono 20, taglia 5, che in teoria è la sua. E vediamo un attimino come si trova, perché adesso molte volte quando deve andare al bagno sente lo stimolo della pipì e ci chiede proprio di andare in bagno a fare la pipì. Le leviamo il pannolino, la mettiamo sul vasino e la fa. Quindi provare a vedere se con queste si trova più comoda, riesce a tirarle su e giù lei. E se poi si leva il pannolino da sola, fa come le sue sorelle. Perché Sabrina e Giada in pratica se lo sono levate da sole il pannolino. Poi ho trovato queste tisane. Vuoi il mio bicchiere? Ma comunque va bene. Ma se ci ho venuto io qua. No, era mio. Vabbè, comunque. Ho trovato queste tre tisane. Sono... una a base di ortica, equiseto, ginepro e ribes nero. Se me l'aveste chiesto un po' di tempo fa non avrei saputo dirvi cos'è, cioè avrei letto equiseto con stupore, ma ho sentito giusto stamattina, ma anche nel video di ieri, Lucrezia che parlava di questo succo di equiseto che ha preso e che ha un gusto un po' così così, che però lo sta bevendo e le sta facendo fare tanta plin plin, e quindi, e infatti questa qui è depurativa e drenante, quindi
Poi ho preso questa snellente a base di finocchio, melissa e malva, contribuisce alla quotidiana regolarità e al drenaggio dei liquidi corporei, quindi fanno praticamente la stessa cosa, e in più ti dà contribuisce alla quotidiana regolarità, che è un problema che io ho da sempre. E poi questa qui sgonfiante a base di finocchio, zenzero, mente e cannella, e questa qui contribuisce a eliminare il gonfiore addominale. Quindi, e volevo provarle proprio come le beve Lucrezia, senza zucchero. Volevo provare se riesco, se hanno un buon gusto, perché secondo me, non mettendoci lo zucchero, si assapora molto di più il vero gusto di tutte queste erbe, di tutte queste cose che si usano, spezie, mentre invece se ci si mette lo zucchero sa solo di quello, ecco. O il dolcificante, magari. Fare un po' di prima ne mettevo due, poi provare a metterne solo una che quindi dà un tocco di dolce, ma non troppo, e poi eliminarlo completamente anche quello. E volevo provare. Comunque sono proprio curiosa di assaggiarla. In più ne ho altre in casa e devo iniziare a berle quotidianamente in modo da, ecco, da fare quello che devono fare. Poi Giada ha voluto prendere questo polvere di cacao per il latte, simile Nesquik. E poi ho preso questo sugo di pomodoro con basilico della Italiamo, come il sugo di pomodoro ciliegino, da tenere lì, magari quando si ha un po' di fretta, così è già pronto. E niente, per qualche pasta. Queste qui sono tutte le cose. Ah no, ce ne sono ancora due, aspettate. Allora, vi faccio vedere, ho trovato questi grembiuli che se li trovate, secondo me, cioè come prezzo sono super ottimi. Non hanno niente di che perché uno è tutto blu, l'altro invece uno ha la scritta che è la taglia più grande per Sabrina e invece quella di Giada avevo visto che aveva i pattini a rotelle. Eccoli qua. Uno è tutto blu, l'altro invece ha un disegnino. Sono due grembiuli per le elementari. Sono blu invece che essere neri. E li ho pagati la coppia, perché sono due, vedete, per Sabrina. La coppia 9,99 euro. Quindi un ottimo prezzo, perché 5 euro un grembiule è quasi impossibile da trovare. Ci sono piaciuti, così almeno ne hanno due nuovi. Adesso poi li vado a mettere nella roba da lavare, così almeno li laviamo subito, ce l'hanno pronti poi per la scuola. E poi per Pia, che comunque ci siamo quasi, non è che. E poi per Pia ho preso queste calzine dei Paw Patrol. Cioè, non è che era importante che erano dei Paw Patrol, è che erano le uniche della misura di Pia, ecco. Queste calzine qui. E basta. Adesso è veramente tutto quello che abbiamo preso al Lidl e niente. Che stanchezza. Adesso ci riposiamo un po' e poi dopo Giorgia e Nicola hanno preparato la torta per Sabrina, quindi festeggeremo ancora anche con la torta. Mentre Sabrina si rilassa, lì vedete il suo ginocchio giocando con la play, visto che è Pia, visto che appunto è il suo compleanno oggi. Io inizio il libro di Lucrezia, una famiglia quasi perfetta. Che sono più scuri del rosa normale. Hai mica provato a fare qualche sfida dentro? No, nessuna, perché non sono capace. Bello questo Ho visto micio. che hai preso l'ante fatto là nella X, vuol dire che... Senta, accesa. Sì, è accesa. Adesso è spenta. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Sabrina, tanti auguri a te.
Ed eccoci arrivati alla fine di questo video, di questa giornata del compleanno di Sabrina. Io spero che il video vi sia piaciuto e spero che Sabrina sia stata felice di tutto quello che abbiamo fatto in questa giornata. E ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!